L'analemma solare. L'analemma si può creare lasciando una fotocamera in una posizione ed un orientamento fissi, scattando diverse fotografie durante un anno intero. Queste fotografie vanno fatte sempre con un intervallo di 24 ore. Quello che si ottiene con le molteplici posizioni del Sole è la figura di un 8. In questo schema vediamo la posizione del Sole al solstizio d'estate in alto, all'equinozio e al solstizio d'inverno in basso. Una cosa importante da sapere è che si ottiene questa figura a causa della variazione di velocità del Sole durante l'anno, perché se la velocità del Sole fosse costante, fotografandolo con l'esatto intervallo di 24 ore, la sua posizione dovrebbe formare una linea diritta, come qui. In questa immagine si riesce a vedere che rispetto ai gradi di declinazione si hanno anche un, chiamiamolo, orologio più lento ed uno più veloce. Infatti si registra anche un processo di cambio di posizione rispetto ai gradi di declinazione durante l'anno. Immagine dall'app Moon and Zodiac Clock. Solstizio al sud, equinozio, solstizio al nord, che conosciamo meglio come solstizio d'estate, equinozio ed ancora solstizio al sud, che conosciamo meglio come solstizio d'inverno. E qui vediamo meglio come le posizioni del Sole alla stessa ora creano l'analemma sulla Terra piana. Abbiamo due tempi differenti, uno conosciuto come orario solare ed uno come l'orario vero del Sole. L'orario solare principale è la media del tempo durante l'anno con l'intervallo per ogni giorno di 24 ore. L'orario vero del Sole tiene conto della posizione reale del Sole nel cielo. Il mezzogiorno solare viene riferito comunemente quando la direzione del Sole è sul nord reale e la sua posizione è la più alta nel cielo. E adesso andremo a vedere che l'analemma solare si adatta perfettamente solo sul modello della Terra piana, la mappa Gleason, perché solo sul modello della Terra piana la Terra è più ampia sotto l'equatore. L'analemma solare ha due anelli, quello a nord che è piccolo e quello a sud che è 5 volte più ampio, esattamente come dovrebbe apparire sul modello della Terra piatta. Secondo la teoria del globo, la Terra ruota attorno al Sole in un percorso ovale e questo è esattamente quello che ci hanno mostrato e che continuano a mostrarci. Un enorme percorso ovale. Ma un momento, è così? Andiamo ad analizzare da vicino le informazioni ufficiali. Il raggio a sinistra del Sole si chiama afelio ed è lungo 152 milioni di chilometri. Ed il raggio a destra del Sole si chiama perielio, lungo 147 milioni di chilometri. Ma la differenza fra loro è di soli, si fa per dire, 6 milioni di chilometri, che corrispondono alla differenza di un misero 3%. Allora questo presunto percorso ovale è appena percettibile, è praticamente un cerchio, sì, è un cerchio. Come fa un analemma ad avere un cerchio che è 5 volte più ampio dell'altro, visto che il percorso del globo della Terra attorno al Sole è praticamente circolare, appena ovale, un 3%? Significa che questo analemma non può mai avvenire sul modello della Terra globo, mai e poi mai, nonostante quello che ci raccontano, è fantascienza, dove usano i computer con le belle animazioni in 3D per persuaderci a questo. È questa la scienza che ci iniettano a scuola? No, è solo pseudoscienza. Grazie per aver guardato.